Ciao, oggi voglio fare un'apertura diversa. Benvenuto intanto sul canale di Matti Vape. Questo è un vlog e sarà un vlog personale. Questo è un canale dove si parla di svapo. È un canale dove magari un giorno parleremo d'altro. Mamma mia, che brutta barba. È un canale che è mio. Io sono Matti Vape, come penso in tanti mi conoscano. In tanti, come mi conoscono, fine del discorso. Non so perché sto facendo questo video, ma una cosa la so per certa. Per certa o per certo, come cazzo vogliamo dire. Io voglio dire grazie a chiunque c'è stato con me. Voglio ringraziare tutti gli utenti del mio canale. Voglio anche salutare chi ha deciso di andarsene, sia dalla mia vita che dal mio canale. Però il vero motivo che mi spinge a dire queste cose è uno solo, ragazzi, e non c'entra un cazzo con lo svapo. Amate veramente tanto. Quando amate, non abbiate paura a dimostrarlo e a dirlo, perché la paura di dimostrare certe cose porta ad allontanare le persone. E quando perdi qualcuno che ami o che vuoi bene o tante piccole cose, è difficile tutti i giorni rendersi conto che alla fin fine, se non combatti tu per te stesso, rimani comunque da solo. Perché sto dicendo queste cose? Perché nella mia vita ho sofferto tanto. Nella mia vita sono stato abbandonato tante volte, non dalla mia famiglia, non sono una persona che ha avuto questi problemi, per fortuna. Non ho avuto problemi familiari, anzi sono sempre stato fortunatissimo ad avere una famiglia straordinaria. Sono fortunato ad avere determinati amici e sono stato fortunato a poter intraprendere questo mondo particolare che è quello di YouTube. Sono stato fortunato a conoscere lo svapo, sono stato fortunato a conoscere tante persone. Però ci sono momenti nella vita di un uomo in cui bisogna saper fare un passo introspettivo, e questo è uno di quei momenti. È un momento in cui io ho bisogno di parlare. E ovviamente tante cose non le dirò perché sono tanto personali, però ci sono cose nella vita di un uomo che accadono tutti i giorni che portano ad avere delle ripercussioni, e soprattutto le cose che succedono nel passato, nei primi anni di vita. Quando in un video dove mi presentai a YouTube dissi che io subì nella mia vita del bullismo, non era una cazzata, ero serio. Io non mi fido più delle persone, o perlomeno mi fido facilmente, ma quando mi innamoro di qualcuno, quando voglio bene a qualcuno, vivo d'ansia quando nei piccoli gesti le persone non ci sono, perché mi aspetto che la gente si comporti come me, come io mi comporto con loro, e sbaglio, perché non è giusto pensare ciò. Perché non tutti siamo come sono io, non tutti sono come siete voi, io, tu o qualunque cosa. Sto provando a trattenermi, ma c'ho l'emozione che è forte. Non so se mai monterò questo video, non lo so, però dovevo registrarlo. Sono successe tante cose nella mia vita che mi hanno portato a non fidarmi delle persone, o perlomeno quando mi fido di una persona, mi aspetto che la persona si comporti con me come io mi comporterei con lei. Voglio fare un esempio su tanti. Un compleanno di 12 anni fa, 13, insomma uno dei 14-15 anni, invitai degli amici a casa, sì sì veniamo, e non vennero mai. Non so ancora tuttora il perché, non lo voglio sapere, e va bene così. Va bene così perché la vita mi ha insegnato che avere una famiglia bellissima non porta ad avere
persone straordinarie nella vita. Io adesso per fortuna posso contare su delle persone che amo da morire come se fossero fratelli, ma non sono fratelli di sangue perché sono figlio unico, forse questo non l'ho mai detto. Che dire? Ragazzi, sono successe tante cose nella mia vita che mi hanno portato a essere una persona tanto sicura quanto insicura di se stesso e delle persone che ho intorno. In particolare con le donne, con chi decide di stare insieme, chi decide di stare con me. È difficile riuscire ad aprire il proprio cuore quando qualcuno volontariamente o involontariamente ci calpesta sopra, perché comunque ti trovi nella condizione nella quale sei tu contro qualcun altro. E io sinceramente questa cosa non la voglio fare, io non voglio essere contro nessuno. Io vivo la mia vita ogni giorno per lavorare, per divertirmi e per superare scogli che sono quasi impossibili da superare, perché comunque sia abbiamo davanti una persona che è una persona. E per quanto io faccia il forte, per quanto io realisticamente sia forte su tante cose, ho anch'io i miei momenti di debolezza e anch'io i miei momenti in cui mi perdo. Quindi il monito, il messaggio che vorrei lasciare con questo video è: quando amate qualcuno, quando volete qualcuno nella vostra vita, in qualunque forma, come un'amicizia, una conoscenza, qualunque cosa, non fate sì di calpestarci sopra per piccoli sbagli o per piccoli errori, o comunque di calpestare su cose che non conoscete, perché succede troppo spesso. E non è facile. Non è facile perché comunque sia ci troviamo sempre nei bivi delle persone che non sappiamo in quale delle due parti andare. Ci troviamo davanti a bivi che non sono niente e sono tutto. E quando non conosci una persona, quando non sai chi hai davanti, non dimenticarti che tu non conosci la guerra che sta combattendo questa persona. Che magari è la tua stessa guerra, o magari è diversa, magari è più importante, magari è meno importante. Però è pur sempre una guerra che sta combattendo e non ti sta chiedendo niente. Abbiate rispetto di chi rispetto vi porta. Non fatevi prendere in giro e non lasciate che nessuno vi calpesti la testa senza motivo. Io l'ho fatto con tante persone, forse lo farò ancora, ma di una cosa sono certo: quando me ne rendo conto, quando arrivo al mio punto di limite, basta, non esistono cazzi che tengono, stop, fine. Quindi questo era un vlog semplicemente per dire che nessuno è perfetto e tutti quanti abbiamo una storia alle nostre spalle. Rispettatela, rispettiamola, perché non sappiamo cosa la persona che abbiamo di fronte ha passato e ha subito nella sua vita. Quando qualcuno fa fatica a fidarsi di qualcun altro, o comunque non riesce a superare certi scalini, certi dettagli che per voi magari sono sciocchezze o comunque pesantezze o mille cose differenti, non dimenticatevi che davanti avete delle persone e le persone meritano rispetto in quanto persone in primis. Quindi se qualcuno davanti a voi vuole prevaricare per un qualunque motivo che a voi non va bene, dimostrateli che voi valete più della sua prevaricazione. Fategli capire che voi contate di più. Io non, ripeto, non so se mai lo monterò, non so se mai lo editerò. Se lo editerò e lo monterò e lo metterò online, farò veramente pochi tagli in questo video, quasi niente di editing e forse solo un pochettino di un'immagine dietro e un po' di musica sotto. Questo potrebbe essere uno speciale per un traguardo, che adesso siamo molto vicini ai 1000 iscritti. Oggi è il 24 gennaio 2018, siamo molto vicini ai 1000 iscritti,
e spero che arrivino presto, perché vedere quattro cifre piuttosto che tre mi aiuterebbe. In tutto ciò vi ringrazio, vi saluto e amate voi stessi e amate chi avete di fronte. Ciao ragazzi. Grazie di tutto. Ciao. You give me your smile, you give me your eyes, and I give to you my heart.